Bentornati amici nel canale Ricette Fai da Te. Oggi ho raccolto un po' di giuggiole, fin da tempi antichi riconosciute come antidepressive, contro la pressione alta, l'insonnia, lo stress, il nervosismo, sono antinfiammatorie ed emollienti. Andiamo a fare il famoso brodo di giuggiole, con la ricetta originale della nonna pugliese. Per fare il brodo di giuggiole all'antica maniera abbiamo bisogno di giuggiole, buccia di limone, zucchero, un buon vino, io ho preso il primitivo di Manduria, more sciroppate che avevo fatto già in agosto, mela cotogna, melograno ed uva. Laviamo e facciamo asciugare bene la frutta che ci serve. Tagliamo la mela cotogna in fette sottili, lasciando ancora buccia e semi, e mettiamo in un contenitore di vetro. Tagliamo il melograno e dallo stesso modo tagliamo a fette sottili e mettiamo in contenitore. Aggiungiamo le giuggiole. A questo punto il contenitore mi sembra piccolino. Ok, lo vado a cambiare. Tagliamo la buccia di un limone non trattato e mettiamo anche la buccia del limone insieme agli altri frutti. Aggiungiamo i chicchi di uva. Aggiungiamo le more sciroppate che avevo già preparato ad agosto e ricopriamo il tutto con lo zucchero. Fate scendere lo zucchero giù. A questo punto aggiungiamo il vino. Lentamente. Chiudiamo. E facciamo maturare al sole settembrino, da noi in Puglia ottombrino, per circa 30 giorni. Ricordando di agitare almeno una volta al giorno. Dopo 30 giorni il preparato si presenta così. È piuttosto denso. E facciamo la prova del 9. Sì, bello denso. Sapore ottimo di giuggiole. Sì, possiamo proseguire. Scoliamo. Travasiamo. Imbottigliamo. Tappiamo. E conserviamo in un luogo fresco e buio per ulteriori 30 giorni, prima di essere degustato. E cin cin. Ottimo. Ingredienti: un chilo di giuggiole mature, 2 grappoli di uva, 2 mele cotogne, 2 melograni, la buccia di un limone, 1 litro di vino rosso, un buon vino, 1 chilo di zucchero. Non avete bisogno di usare l'alcol, perché la macerazione del frutto al sole produce già in sé alcol. Infatti con le giuggiole si può fare un'ottima grappa. Ed ora vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina a tutte le notifiche,
Condividete il video tra amici e parenti, perché questo brodo di giuggiole è una vera provvista contro l'insonnia, stress e nervosismo, soprattutto in cambio stagione. Ciao amici, alla prossima!